È ricomparso il vaiolo delle scimmie, per ora in Africa. Ma i giornali spiegano cos'è successo durante l'epidemia del 2022-2023. Il Corriere della Sera ricorda: aveva colpito nel 98% dei casi, 98% dei casi, uomini che avevano avuto rapporti sessuali con altri uomini. Anche il quotidiano Domani spiega che il 98% erano MSM, ovvero Men Who Have Sex With Men, cioè uomini che avevano avuto rapporti sessuali con altri uomini. Alcune domande alle lobby LGBT+, a questo punto mi sorgono spontanee. Come mai nel mondo arcobaleno, quando dicevo queste cose, non mi si credeva? Come mai di tutto questo non avete informato i vostri fan? Perché avete preferito usare l'arma di distrazione di massa, che è l'allarme fantomatico, allarme omo-bi-lesbo-transfobia? Perché avete abbandonato gli appelli a usare le precauzioni e avete preferito pubblicizzare la PrEP, che sapete essere usata per il pericoloso sesso bareback? Peggio, per far sesso bareback nelle gangbang in darkroom. Fate finalmente un coming out, non quello che avete già fatto e io prima di voi, no. Fate un nuovo coming out per rivelare come mai in tutti questi anni avete preferito tenervi buoni i vostri nuovi compagni di merende, in primis i gestori dei locali per il cruising. Fate un nuovo coming out. Altrimenti sono costretto a fare io un outing contro di voi.